fate? Perché sono dei poliziotti lì davanti, ragazzi? Emoji che pensa. Sì? Non lo sei tu, Sbri? Salve, signore. Salve. La seconda volta eravamo venuti qua proprio per vedere un attimo se c'era la dolcenda. Sì, esattamente. E non è qua, purtroppo. Se n'è scappata. Lascia like in questo momento se vuoi che ritorni la Villa FRZ. Cosa che, purtroppo, ci stanno togliendo dalle mani. Anzi, vi avevo detto appunto che era dentro una casa e vi avevamo chiamato. Non l'abbiamo più trovata. Neanche lì dentro, è scappata anche da casa mia. Esattamente. Cosa? No. E noi per sicurezza dobbiamo perquisire questa villa. Dovete perquisire questa villa? Quindi dovete andare per almeno due giorni. Due giorni? Due giorni. E dove andiamo a vivere? Non lo so. Fatti vostri, bella. Cosa? Cosa? Ma come fatti nostri? Oh mio Dio, agenti. Ehi. Ma è casa nostra. Fraser, dove diamine l'hai lasciata la pistola? Gliela avevo data a Crucco. Crucco, tu dove l'hai lasciata? Io l'ho fatta smaterializzare. Hai fatto bene allora. Non ti dico dove l'ho smaterializzata. Non voglio sapere. Zitta, Violet. Comunque, allora. Sì, ok, me ne sto andando, ok. Oh, io ho capito, basta. Aspetta, i miei figli, ragazzi. Papà, ma ci hai scordati. No, tranquilli. Ah, dai, allora, vi spiego. Praticamente ci hanno tolto la casa e dobbiamo andare a vivere per strada per il momento. Che cosa? Tu non sai davvero parlare con i bambini, Mi piace il campeggio. Quindi adesso andiamo a fare campeggio, giusto per questa notte, va bene? È la nostra privacy. La vostra, pazienza. Erox se n'è andato in una palestra a dormire, già me l'aveva detto lui. Mentre Meg è andata a mangiare in una rosticceria, chissà quando se ne esce da lì. Ma non potevamo chiedere ai vicini di casa se ci ospitavano per una notte? No, infatti. Però guardate qua, bevande gratis. Esatto, te lo scordi. Che Che buono, posso assaggiare? Certamente. No, sì. No, che cosa insegna tuo figlio? Va bene, dai, buttalo a mare. Lo so, purtroppo sono ambientalisti. Allora, purtroppo cosa? Andiamo in un campeggio, per favore, tipo verso questa ragazzi. Sì. No, papà, cosa hai in mente? Allora, vi spiego. Praticamente dove sono andato a riprendere Sbiserina e Dolcina è proprio in quella casa lì diroccata nella spiaggia. Potremmo andare a dormire lì. Sì, cioè nel senso potremmo andare a dormire lì. Intanto che appunto la polizia fa le perquisizioni dalla casa. Intanto che è quello che devono fare loro, insomma. Giusto. E mentre siamo sfrattati da casa, possiamo andare a prendere i miei figli. Cioè, ma voglio baracca. Dire, possiamo stare qua a vivere, voglio dire. Ma è sicura? Perché sei una piena di fantasmi? Papà, il signor Billy potrebbe, lo zio Billy potrebbe arrabbiarsi. Cosa? Dai, ragazzi, no, non c'è nessuno. Ancora con questa storia. Esatto, cioè. Dove sono le camere? Oh mio Dio, ma di sopra. Vedo che ci sono così tremendamente adorabile. Vediamo. Ok, sì, ci sono le per tutti, ragazzi. Sì. Credo che possiamo metterci a dormire qua. Siamo tutti quanti d'accordo? Sì. Purtroppo le foto per il fuori non ci sono, aspettate. Sì, vabbè, cosa dobbiamo fare? Esatto. Vedi che dobbiamo dividerci i letti. Almeno in uno singolo dobbiamo entrare in due. Quindi meglio vai. Ok, che bello. Ho capito, però non potete mettervi a fare cose sozze perché siamo nella stessa identica camera. Cosa? Non lo so. Meglio dormire a letto. Papà, non mi sto piacendo. La zia Billy si sta arrabbiando. Che cosa? Che significa? Si sta arrabbiando la zia Billy. Ma chi chiama in zio Billy? Dicono che tipo il nostro zio Ivy. È il nostro zio che praticamente è stato questo suono? Scusa, ho piazzato il letto, scusate. Ah, porca miseria, che paura. Sono infarto. No. Comunque, vabbè, comunque sì, è tipo un'entità che vedono Sbiserina e Dolcina. Ma io ci credo poco. Tutto normale. Io credo, ma dormiamo qui, ottima cose. Idea. Sì, esatto, ovvio. Cioè, nessuno ci crede a queste cose. Ma qui c'è la connessione. No, io ci credo. No.
Ma ci devo lavorare c'è? Io con internet. Oh, no, vai indietro, ma sei stupida. Ma io ne so. Dolcina, per favore, vieni, Dolcina. Dolcina. Ecco, per favore. Perché Dolcina stava fissando dove questo muro? Dove è il bagno? Mm-hmm. Cosa? Guarda, papà, papà, si nasconde laggiù, Billy. Eh? Che cacchio fai? Ma non è che lo apri, perché? Però, Dolcina, ma sei stupida. Ah, scusa. Vabbè, comunque, sentite. Si vede proprio che sono i tuoi figli. Andiamo, facciamo una cosa, freghiamocene. Tanto se sta lì e rimane chiuso, rimarrà chiuso. Andiamo a dormire, va bene. Cioè, nel senso, andiamo a preparare anzi qualcosa che ho fame. Che ho visto che ci sta anche l'acqua, la doccia funziona. C'è anche una cucina. C'è anche una cucina qua, quindi possiamo utilizzarla. Sì. Questo utilizzarla. Nessuno di noi sta cucinando. La possiamo qui riscaldare. Sei sicuro? Violet? Sì. Salsiccine. Ma? Una salsiccina, sì. No, no, salsiccina nel senso fai le salsiccine. Ma ne abbiamo una. Ne ho solo una. Allora sbudelliamo Violet. Comunque molto bene, davvero ragazzi. Sì, è stato davvero buono. Hai visto Violet? Abbiamo mangiato pure. Credo che ci sta tipo passare comunque 2 giorni in questa casa. Secondo me non accadrà sento nulla. Mi manca il pancreas. In che senso? Ma non è piaciuta quella salsiccia. È molto meglio quello che fa le mala mamma. Sì, a di che parli che la mamma che non è più. Comunque, ragazzi, adesso Freezer, vai. Sto scherzando, Luciferino, sto scherzando. Che cosa ha detto? Ormai sono traumatizzata da quando sono uscita dalla mamma. Cosa? Ok, va bene. Vabbè, comunque ragazzi, bene, andiamo a dormire, per favore. Ma quando la parla così? Non lo so. Io ho talmente tanto sonno da avere 2 sonnini. Cosa? Vado a dormire con Violet, Dolcina? Ma come? Sì, voglio dormire con Violet. Va bene. Va bene, ma mi giro e guizzo nel letto. Bambina, se muori soffocata, devi firmare questo contratto dove dici che la responsabilità non è mia. Va bene. Comunque, vai. Allora, ci dividiamo. Io mi metto qua. Bisogna tu ti metti qua. Ryan qua e le ragazze nell'altra stanza. Mi pare logico, via. Ovvio, io non dormo. Ma come? No, aspetta, vuol dire che... Vai, ok, vieni qua. Vieni qua, Brucco. Uffa, è permesso. Stava il simp. Ok, perfetto. Vai, Dolcina. Vieni, Dolcina. Buonanotte, vado nelle stanze delle ragazze. Vai. Sì, buonanotte. Le ragazze solitamente nelle case dell'orrore sono le prime che muoiono. Comunque, allora, adesso possiamo finalmente dormire. Ti aspetta, mi da fastidio questa roba. Notte, ragazzi. Buonanotte. Oh. Cosa è successo? Ragazzi? Che è successo? Cosa? Che succede? C'è... Ma? Perché c'è della redstone? Perché c'è della redstone? Non lo so. Ma cosa? Non lo so. Ragazzi, sto qua sta accadendo. Sta accadendo. Sembra del sangue in realtà. Oddio, stanno iniziando a scomparire sempre le ranghetele. Che schifo. Lo zio Billy. Che significa? Ma qua non prende il fucile. È chiuso qua, Sbriserino. Come è chiuso? Aspetta, dove? È qui dentro. Qua sopra. Non è più lì dentro, è in giro adesso. Cosa? Come? È paura. Ok. Ok, sentite. Dobbiamo andarcene via, va bene? Non possiamo di certo stare qua. No. Dove vuoi dove dormire? Dobbiamo andare. Oh mio Dio. Avete sentito? Andiamo. Col cacchio proprio che rimaniamo lì per 2 notti, cacchio. Dolce, bisogno siete qua. Sì, dove andiamo qua? Sì, ci siamo. Sì, vabbè, Violet, che cacchio ti tieni la redstone dentro nell'inventario? Ragazzi, sentite, è una bella esperienza stare nella casa dello zio Billy. Ma evitiamo. Sì, evitiamo stare nello zio Billy. Non mi dove andiamo a dormire? Andiamo a... Andiamo a casa... Nella Craft Universe. No, c'è la polizia, cosa hai detto? Dormiamo dentro. Andiamo a dormire nella Craft, la scuola? L'unica, ragazzi, andiamo a dormire a scuola. Ok. Ehi, ma sei impazzito? Cosa? Ryan è l'unica. Ma se non ci scoprono per davvero. Non hai mai sentito le storie di quella scuola? Cosa? Quali storie? Di notte? Ah, già. Sì. Cosa accade? Vabbè, scusami. Niente di che, tranquillo. No, racconta. Si dice che molti studenti scompaiono in quella scuola. Si tratta maggiormente di bulli. E non si sono mai più fatti vedere. Meno male, non ci sono bulli tra di noi. Ehi! Ah, beh, si è partiti. Oh mio Dio. Quindi stiamo andando in un'altra zona dell'orrore.
No, secondo me no, secondo me è solamente suggestione, Sbriserino. Infatti, poi non siamo bulli tranne Ivy, sì. dai, se Ivy smette di fare la bulla, siamo a posto, no? È vero. Giusto. È come dire a un cane di smettere di abbaiare. Ti senti una cagna? No, Sbri! Sbri! Sbri, vero? Sbri, scusa,